Ed eccoci insieme ai componenti della Contrada Sant'Onofrio, anche loro in preparazione per partire in questa tradizionale, spettacolare sfilata d'indocce. Allora, siamo con Gino e Michele, buonasera. Buonasera. Allora, siamo pronti? Quest'anno quante indocce andranno in sfilata? Ma circa un migliaio complessive tra tutti quanti, perché la sfilata è composta da più gruppi e i gruppi non sono in competizione questa volta, ma sono tutti riuniti. Ah, bene, quest'anno probabilmente in occasione della visita del cardinale e delle reliquie del Santo Papa siete appunto un gruppo unico. Esattamente così. Bene, allora, quanti sono i componenti della vostra contrada? Circa 160. 160, e il numero varia anno per anno, a volte vengono perché subentrano i bambini, le nuove generazioni. Ecco, come accolgono le nuove generazioni, diciamo, questa tradizione così bella, tipica appunto di Agnone? Di molto interesse anche da parte dei piccoli, perché si associano a noi che ci custodiamo gelosamente la tradizione. Ecco, ricordiamo anche che la vostra contrada, la Contrada Sant'Onofrio, è tra le più storiche, risale addirittura al 1932, tra le prime praticamente a partecipare a questa gara d'indocce. Sì, è la contrada più grande come numero di abitanti, ma non sono da meno le altre contrade che partecipano. Esattamente. Allora, l'abbigliamento naturalmente storico da sfilata, siete prontissimi. L'ultima informazione, diciamo, qual è il numero di indocce maggiore che verrà portato questa sera? E questa sera c'è il gruppo di 20 indocce. Benissimo, allora aspetteremo naturalmente quel momento e poi naturalmente attenderemo insieme al pubblico il momento di vedervi sfilare tutti insieme e piroettare anche perché sappiamo che sapete fare davvero grandi cose. Qui dietro c'è un piccolo portatore di indocce, come ti chiami? Anthony. Quanti anni hai? 10. Senti, ma la tua cappa vedo che è molto molto antica, di chi è? Me la prestano le mie zie. E di chi era? A chi apparteneva? Gli antenati, cioè i nonni, i padri. Quindi porti addosso qualcosa di veramente storico e tradizionale. Bello per te partecipare, insomma, all'andocciata. Sì. Tu quante indocce porterai? Una. Una sola, accesa ovviamente. Vi siete allenati per fare questo? L'hai già provato l'anno scorso? Mario e Germano della Contrada San Quirico, anche quest'anno la tradizione dell'andocciata si ripropone e si rinforza il significato profondo di questa manifestazione. Vabbè, per un agnonese questa è una manifestazione innata proprio, la si sente nel cuore sin da quando siamo piccoli. Ogni anno comunque il suo fascino e la sua, diciamo così, le emozioni che sono particolari, quest'anno specialmente perché è dedicata a Sua Santità San Giovanni Paolo II. È il primo anno che fate i portatori di indocce, immagino di no. Penso proprio di no, si vede dal colore della barba. Beh no, vabbè, io almeno sono una quindicina d'anni che partecipo e ogni anno è sempre un'emozione. Se qualcuno magari dall'esterno può pensare alla solita cosa, le solite sfilate, per noi che siamo agnonesi doc, ogni anno è un'emozione diversa. Poi a vedere tanta gente intorno a noi ci emoziona ancora di più. Speriamo di creare emozione a quelli che vengono a vederci. Sicuramente è così perché ogni anno la gente che viene anche da fuori, da regioni limitrofe, è sempre tantissima. Sì, infatti poc'anzi è passato un gruppo, venivamo dall'Emilia Romagna, ci chiedevano un po' il significato, insomma come venivano composte le indocce, insomma da che cosa derivava questa tradizione. Loro hanno sentito parlare dell'andocciata e quest'anno sono venuti a vederla proprio di persona perché comunque ha un fascino particolare, specie le vostre telecamere che hanno mandato in onda tutte le serie precedenti, soprattutto quella fatta appunto a Piazza San Pietro a Roma, insomma è un qualcosa di eccezionale.
siamo con questa bellissima bimba, come ti chiami? Maria Grazia. Maria Grazia, da dove vieni? Da Bari. Da Bari, e come mai ti trovi qui ad Agnone? Per vedere le nocciate. Ma sei venuta con mamma e papà? Sì. È il primo anno che vieni qui ad Agnone? Sì. Ti sta piacendo finora? Sei curiosa di vedere questa sfilata? Sì. E siamo con Carmine, un giovane rappresentante della Contrada San Quirico. È il primo anno che partecipi alla nocciata? No. Da quanti anni partecipi? 4 o 5. Ti è piaciuto dall'inizio e hai deciso di portare avanti questa tradizione? Sì. Nella tua famiglia chi è che ha iniziato a partecipare alla nocciata, a portare le indocce? Mio nonno. E tu hai seguito le sue orme? Sì. E ti piace? Ci sono anche altri tuoi compagni che lo fanno? Sì. E questi abiti dove li hai presi? Chi te li ha dati? Me l'ha cucito nonno, veramente. E questo bastone così particolare? Me l'ha fatto nonno. Ed eccoci con il piccolo Edoardo, anche lui fa parte della Contrada Sant'Onofrio, una delle più antiche della tradizione dell'andocciata. Allora, quest'anno sarà la tua prima volta qui ad Agnone a portare l'andocciata? No. Ah, hai partecipato anche gli altri anni? Solo l'altro. Solo l'anno scorso. Allora, quest'anno quindi porterai un'andoccia accesa, giusto? Ti sei allenato? Sì. Senti, ma andrai da solo o ti aiuterà qualcuno? Da solo. Da solo insieme al papà. Insieme al papà. Allora, lei invece è? Io sono Antonio. E anche lei è un, diciamo, portatore storico. Portatore, sì. Da tanti anni del gruppo Sant'Onofrio ed ho portato quasi tutti gli anni sempre la più grande. Ma quest'anno c'è un ragazzo che la vuole portare, gliela facciamo provare. Io accompagno Edoardo. E lei farà da scorta al piccolino. Sì, sì. Ecco, lei ha partecipato anche, diciamo, alla sfilata che avvenne a Roma alla presenza del Santo Padre? Io oltre alla sfilata lavoravo anche lì al Vaticano, quindi ho fatto doppio cose, ho portato la più grande anche là, 18 anni fa. Che ricordo ha di quella serata? Un ricordo che ce l'ho sempre, ogni volta che lo vedo nella mia mente che scorre quel fiume di fuoco in piazza San Pietro, la gente che si chiedeva, ma questa manifestazione come mai, cos'è, tutti stupefatti nel guardarla. Vi è capitato di poi trovare persone che vi hanno visto a Roma e sono tornati incuriositi l'anno dopo per vedervi qui ad Agnone, direttamente qui? Sì, sì, tante persone che sono tornate, ma non solo da Roma, da tutte le parti del mondo vengono, pure dal Canada, da tante parti vengono. Secondo lei cos'è la cosa che affascina di più? La cosa che affascina di più magari vedere tutti, dai bambini alle persone più anziane che hanno pure 80-85 anni che partecipano con noi, da come siamo vestiti con i mantelli, poi questa sfilata di fuoco con i carri, tutte le antiche tradizioni che avevamo una volta, penso che questo attira la gente.